Lascerei la parola a Eleonora Artesio, che conosciamo tutti, è stata consigliera e assessore comunale, è stata consigliera e assessore regionale, conosce bene questi problemi e le abbiamo chiesto, proprio per l'esperienza che lei ha avuto nelle pubbliche amministrazioni, di darci questo contributo questa sera, perché quello che manca qui a Torino su questa materia sono le nostre amministrazioni pubbliche. Dopo 16 anni sappiamo che quel cadavere industriale di Corso Regina Margherita 400 è ancora lì, che nessuno tocca perché altri sono gli interessi che evidentemente occupano i nostri amministratori. Io chiudo qua e lascerei la parola a Artesio ringraziandola per essere presente. Buonasera, in realtà non ho meriti specifici per approfondire questa questione, da tutti i risvolti che un tema così particolare, così sensibile e nello stesso tempo così complesso meriterebbe, se non quello di aver accompagnato le iniziative che hanno consentito, soprattutto per merito di ETTAC, di rilanciare la discussione sulla questione del futuro di un'area così tristemente significativa, ma altrettanto potenzialmente ricca, quale quella che caratterizza quest'area di Torino Nord. In modo particolare, il fatto di esserci misurati con un'opzione indotta dalla regione e poi assecondata dal comune, relativamente alla progettazione del nuovo ospedale di Torino Nord in sostituzione dell'attuale Maria Vittoria e le reazioni che ne sono conseguite da una parte dell'opinione pubblica particolarmente attenta e sensibile al consumo di suolo e alle preoccupazioni di una smentita rispetto agli impegni e ai programmi dell'amministrazione comunale tendenti a parole a ridurre il consumo di suolo, aveva indotto a individuare delle alternative possibili, tra cui appunto quella dell'area Ex-Thyssen. Questo ci ha consentito, al di là delle opinioni che magari sono diverse anche in questo contesto, sicuramente sono diverse nell'opinione pubblica cittadina, dove prevale la convinzione dell'opportunità e della necessità di un nuovo ospedale per quella zona con caratteristiche logistiche, tecnologiche internamente, di accessibilità e di possibilità di corrispondere ad un disegno di politica per la salute più contemporaneo, quindi certamente le espressioni dei medici del Maria Vittoria indicano un senso comune che credo sia prevalente nell'opinione pubblica, cioè fate il nuovo ospedale di cui abbiamo bisogno purché si faccia. Diversamente da questo approccio, alcune sensibilità puntuali, siamo ospiti di ATAC per questa ragione, hanno invece ritenuto di anteporre a una presunta necessità cogente di consumo di suolo la presentazione di alternative che avrebbero potuto essere altrettanto credibili se la Regione e la ASL Città di Torino non avessero imposto delle categorie di opzione sulle aree assolutamente stringenti. E quindi, ad esempio, il fatto che si trattasse di una proprietà pubblica, il fatto che si trattasse di un'area che non necessitasse di bonifiche, detto da una regione che ha speso 20 milioni di euro per la bonifica dell'area su cui dovrà sorgere il futuro Parco della Salute, senza, come dire, battere ciglio, se non battere cassa, adesso che effettivamente le questioni economiche per la realizzazione del Parco della Salute sono significative. Quindi abbiamo ripreso una discussione pubblica su quell'area, che è una ferita dal punto di vista urbanistico, ma è soprattutto una ferita dal punto di vista civile, perché tutti quanti ricordiamo quanto sia stato tragico, doloroso, assolutamente inaccettabile quanto è accaduto.
con il rogo della Thyssen, la morte delle persone che vi lavoravano, l'assoluta indisponibilità a sottoporsi ad un giudizio non solo penale, ma anche di sensibilità diffusa da parte degli conduttori della Thyssen, degli amministratori delegati, dei vertici aziendali e così via. E quindi siamo qui a riprendere una discussione che avremmo dovuto non abbandonare mai. In tutti gli anni che sono trascorsi da quel 2007 fino ad oggi. E invece, sia a livello delle pubbliche amministrazioni, sia a livello del dibattito pubblico, quella questione è stata sotto traccia, per quanto ci siano state nel tempo delle operazioni tendenti a reimmaginare una previsione futura, non tutte condivisibili. Ricordo l'ipotesi di variante urbanistica a fini commerciali, di terziario e residenziali, che fu fatta durante la giunta Fassino dall'allora assessore all'urbanistica Lo Russo, ma ricordo anche, perché dal mio punto di vista, per l'esperienza personale, tra l'altro vissuta in quel frangente, ricordo anche i momenti di accompagnamento, di pressione, di sensibilità, di solidarietà che ci hanno visti vicini con la Procura di Torino alla giusta battaglia dei familiari delle vittime per il riconoscimento delle colpe e per i risarcimenti che, per quanto materiali e morali potranno essere, mai saranno sostitutivi delle loro perdite. Abbiamo quindi riaperto questa discussione e riaprendo questa discussione sono emerse delle questioni antiche e delle questioni contemporanee. Le questioni antiche sono quelle che da sempre contrappongono l'interesse generale rappresentato dalle pubbliche amministrazioni con l'interesse particolare rappresentato dalle proprietà. E questa questione di come un bene che aveva avuto originariamente una natura tutta pubblica e poi era stato trasferito alla proprietà, che in allora era una proprietà delle Acciaierie Speciali Terni, di cui ThyssenKrupp era socia di maggioranza, per la parte di cui stiamo parlando, e dall'altro lato la parte che si affaccia su Via Pianezza ed è l'ex Bonafus e che è diventato nel tempo proprietà al 100% di Cassa Depositi e Prestiti, dicevo, questo agglomerato di territorio e di terreno introduce, come sempre, una questione relativa alle possibilità di programmazione in termini di autorevolezza e alle possibilità di contrattazione in termini di rapporti di forza rispetto al modo con il quale le pubbliche amministrazioni possono far valere interessi generali rispetto agli interessi particolari. E questo è un macro tema. Il secondo macro tema è quello relativo alla possibilità di far assumere ai soggetti privati le responsabilità che loro competono in termini dei danni procurati all'interesse generale e quindi ai livelli di inquinamento prodotti dalle loro attività industriali. E come dicono le direttive della Commissione europea, esercitare quella prerogativa per la quale chi inquina è chiamato a pagare. Ed è chiamato a pagare non sulla base, nel nostro caso, di presunzioni di parte, di ipersensibilità di alcune organizzazioni ambientaliste o alcune organizzazioni attente ai temi dei diritti delle comunità, ma è chiamato a pagare in relazione a dei dati oggettivi. Quali sono i dati oggettivi ai quali faccio riferimento? Dal 2009 in poi, tavoli di lavoro coordinati dalle pubbliche amministrazioni e dalle aziende sanitarie con la partecipazione dell'ARPA avevano valutato e scritto in report successivi quanto le persistenze di contaminazione
per idrocarburi e le persistenze di contaminazione per cromo esavalente fossero necessariamente dipendenti dal tipo di lavorazioni che venivano effettuati alla Thyssen. In particolare, per quello che riguarda il cromo esavalente, si faceva riferimento alle scorie della linea 5, dei lavori della linea 5, degli impianti additivi di trattamento delle acque per gli idrocarburi alla zona dei laminatoi. Quindi c'è un dato materiale di riconoscimento di un rapporto di causalità. Questo dato materiale di causalità introduce quindi una responsabilità, responsabilità che fino a questo momento non è ancora stata esercitata. Perché non è ancora stata esercitata? Perché due sono gli strumenti per intervenire per bonificare le aree. Uno è quello della messa in sicurezza per quello che riguarda la contaminazione da idrocarburi ed è un percorso che è stato avviato e che sembrerebbe, perché la scadenza riguardava l'estate 2023, essere stato almeno aggiornato con documenti applicabili. Mentre quello che riguarda la parte più significativa, cioè la possibile contaminazione della falda acquifera da cromo esavalente, richiederebbe una messa di sicurezza di emergenza che a questo momento non conosciamo essere stata presentata e soprattutto di cui non conosciamo i perimetri, perché chi studia scientificamente queste questioni ci dice che non esiste in assoluto, non esisterebbe ancora in assoluto, una possibilità di decontaminazione tout court. Esistono delle possibilità di attenuazione, queste possibilità di attenuazione possono essere percorse. Dall'altro lato ci viene anche rassicurato il fatto che comunque il livello di contaminazione non sarebbe dal punto di vista della falda acquifera, mentre è molto acuto nel pozzetto individuato, non sarebbe tale da poter compromettere la nostra sicurezza. Contestualmente, la questione di cui stiamo parlando ha un aspetto quindi di carattere scientifico e di intervento e di scadenza dei programmi che impongono gli interventi. Dall'altro lato c'è un aspetto di chiamata in causa dal punto di vista economico dei soggetti titolari di quelle attività responsabili appunto in modo, dire, a questo momento attendibile sui dati che noi abbiamo, responsabili di alcuni dei livelli di contaminazione di cui stiamo parlando. Tutto questo quindi chiama in causa le leve di relazione delle pubbliche istituzioni, in modo particolare dell'amministrazione comunale. Piacevolmente abbiamo visto il Consiglio Comunale aderire a una proposta di mozione che impegna esattamente a richiedere tempi e certezze sugli interventi di bonifica e anche sulle responsabilità e sul sostegno dei costi di queste bonifiche. Io mi permetto, concludendo, soltanto di aggiungere un aspetto che è quello legato alla partecipazione, nel senso che abbiamo passato queste settimane parlando nelle circoscrizioni, nei consigli comunali, nelle occasioni pubbliche di questo tema, il destino della riconversione di quell'area, ma anche la possibilità di monitorare gli impegni che dovranno essere assunti per la bonifica, dipende dal tenere alta questa sensibilità. E la sensibilità, se tiene alta, se viene data parola e pratica, alla cosiddetta cittadinanza attiva. Quindi è un piacere vedere che i processi partecipativi vengono richiamati anche negli atti ufficiali. Concludendo, quindi passeremmo la parola a Luigi De Magistris, che ricordiamo è qui ospite per il nostro piacere di ascoltarlo sempre, ma anche
per l'iniziativa della bonifica di Bagnoli, che ci fa dire quando la volontà politica esiste, quando il consenso si misura con la relazione con i cittadini, le cose sono possibili. Bravissima.